Innanzitutto vorrei sottolineare che poiché la vita media, come tutti sanno, è aumentata, questo significa che sempre maggior parte di pazienti, spesso praticamente anziani, accedono ai centri ematologici per ricevere le cure praticamente appropriate. E le cure oggi sono sempre più avanzate, sempre più specifiche e permettono, diciamo, di a volte guarire e a volte, diciamo, poter convivere con una discreta qualità di vita con le patologie. Se fosse possibile identificare nei vari centri di ematologia dei pazienti target per i quali voler risparmiare l'accesso ai vari presidi ospedalieri e quindi ridurre l'affollamento degli ambulatori e dei day hospital e consentire ai pazienti di curarsi a casa, nel loro ambiente, con i loro familiari, sarebbe praticamente il miglior successo di un'assistenza domiciliare. Per fare questo è necessario il coinvolgimento di tutte le forze impegnate sul territorio, è necessario il coinvolgimento innanzitutto del medico di base, del medico di medicina generale, che è la persona più vicina al paziente e alla famiglia, è necessario il coinvolgimento delle ASL, è necessario il coinvolgimento del territorio con le attività di assistenza domiciliare integrata. Noi come AIL siamo disponibili, abbiamo un po', come dire, buttato le basi, abbiamo creato praticamente una piccola rete per poter garantire, diciamo, a un certo numero di pazienti un'assistenza domiciliare degna, ma naturalmente se non c'è il supporto di queste altre figure professionali, di queste figure istituzionali, la vera assistenza domiciliare ematologica non potrà decollare.